Ciao a tutti, oggi in questo video volevo farvi vedere tutti i prodotti che l'azienda Decora mi ha inviato gentilmente. E partiamo innanzitutto dalla cosa più carina, che è un grembiule. Ora ve lo faccio vedere meglio. È un grembiule abbastanza ampio con una tasca. E sul davanti c'è scritto Decora l'arte di decorare con dolcezza. Poi, dopo il grembiule, posso parlarvi di questi stampi in alluminio che praticamente ne sono tre. E sono quelli che servono per fare le mini cake. Ora ve ne apro uno, vi faccio vedere come sono. Ecco, praticamente è tutto uno stampo dove qui si versa il pan di Spagna e poi quando si sforma viene appunto una mini torta che si può decorare. E me ne sono stati inviati tre. Poi un'altra cosa che vi faccio vedere è questa crema alla nocciola. Praticamente questa crema alla nocciola si può, secondo me, utilizzare per qualsiasi cosa, però a me è stata inviata per essere messa su dei macaron, perché mi è stato inviato anche il tappetino per fare i macaron. Ora ve lo apro. Vi faccio vedere meglio. Ecco, questo è il tappetino, penso che lo conosciate tutti, è un tappetino dove ci sono dei cerchi, così quando ci è andata a mettere il composto per fare i macaron vengono belli precisi. E appunto la crema alla nocciola mi è stata inviata per metterla su questi biscottini. E per fare i macarons, appunto, mi è stato inviato, oltre che al tappetino, alla crema, alla nocciola, anche il composto. E direi che è una cosa molto utile per chi non riesce a fare questi biscotti in maniera precisa, perfetta. E questo il mio è al cacao, ma esistono in tantissimi altri gusti. E farli è semplice, perché basterà aggiungere un po' di acqua a questo composto e poi il resto verrà da sé. Un'altra cosa che vi faccio vedere è il Decor Twist. Si sente parlare molto di questo attrezzo. E praticamente è un attrezzo, come c'è scritto qua dietro, che trasforma la pasta di zucchero in cordoncini di svariate forme e misure per decorare torte e dolci. Infatti questo è un attrezzo che ha le sue trafile, e ce ne sono ben 20, che praticamente possono essere messe qua, poi viene avvitato, ovviamente si mette la pasta di zucchero all'interno e esce la pasta di zucchero in queste forme. Qui uscirà così tutta dentellata, poi c'è anche un semplice cerchio, oppure un quadrato, una stellina. Ce ne sono veramente tantissime e si può utilizzare per fare appunto dei cordoncini da mettere sulla base circolare di una torta in pasta di zucchero. Poi vi faccio vedere anche questo kit per cupcakes e praticamente all'interno ci sono i pirottini rigidi bianchi, rosa e neri. Sono veramente molto rigidi. E poi ci sono quelli che vanno attorno ai pirottini, diciamo, tutti decorati. Sono molto carini. Praticamente si prende un pirottino, poi lo si circonda, diciamo,
di questo copripirottino. E lo si può fare anche con i pirottini più morbidi e non per forza rigidi. E viene una bella decorazione se si vuole regalare dei cupcake o portare ad una festa, ad esempio, vengono ben decorati. Qua c'è l'esempio. C'è l'esempio di come possono venire, ve li faccio vedere meglio. Sono molto carini secondo me. E poi vi faccio vedere i fogli decorativi. I fogli decorativi che servono sempre per la pasta di zucchero. All'interno di questo kit ci sono 4 fogli decorativi in 4 trame diverse. Una è questa, poi c'è questa, poi questa con dei rombi, simili rombi, e questa con dei cerchi. E come vengono le decorazioni sta scritto qua. Vengono queste 4 decorazioni, i cerchi, questi, i rombi e gli ultimi. Praticamente questi 4 fogli come si usano? C'è scritto appunto qua dietro che si stende la pasta di zucchero e poi ci si mette il foglio sopra e si stende col mattarello anche il foglio per dare la forma, poi si toglie il foglio e la pasta di zucchero viene decorata con queste belle forme. Si può utilizzare per mettere ad esempio sulla torta in pasta di zucchero o per fare delle decorazioni, sono molto versatili direi. Ne esistono vari tipi, il mio è effetti moda. Poi le ultime cose che mi sono state inviate sono delle paste di zucchero in tantissimi colori. La prima è gialla, poi c'è quella al cacao, poi c'è quella verde, poi c'è quella bianca e poi c'è quella viola. Praticamente queste paste di zucchero sono tutte senza grassi idrogenati, sono tutte quante senza coloranti di origine artificiale e ancora le devo provare. E quando le proverò sicuramente vi farò sapere se sono abbastanza facili da modellare e se sono anche buone da mangiare, perché l'importante della pasta di zucchero è anche quello, che sia buona da mangiare appunto. E poi quindi vi farò sapere come si comportano all'azione. Sono tutte quante 700 grammi di pasta di zucchero e gli ingredienti eccoli, ve li faccio leggere. Appunto c'è scritto grassi vegetali non idrogenati. Spero che questo video vi sia stato utile per vedere i prodotti che la Decora vende. Poi sicuramente vi farò ogni singolo video dove proverò ogni singolo prodotto. E vi dirò le mie impressioni, come mi ci sono trovata, e ringrazio la Decora per avermi inviato questi prodotti e ci vediamo al prossimo video dove proverò e testerò sicuramente uno di questi prodotti. Vi ringrazio per aver guardato il video, ci vediamo al prossimo, ciao a tutti!